No, non hai letto male. Esiste un modo, chiaramente non è magia, per creare l'effetto di uno che le sta leggendo letteralmente la mente. I nostri studenti in coaching, che pagano, sanno bene di cosa sto parlando. Sono atteggiamenti, frasi e un sesto senso particolare che ti fa percepire veramente come uno di quei mentalisti e personaggi che esistono solo nei libri e o anche nella realtà, che sanno indovinare tutto. Tu sei uno di quelli che esiste veramente. I mentalisti sono persone che riescono a osservare tanto e bene, che è quello che vi dico sempre di fare. I dettagli di una ragazza nascondono la sua personalità. Ripetiamo tutti insieme, fratelli e sorelle. I dettagli di una ragazza nascondono la sua personalità. Se lei si veste con colori sgargianti, anzi no, cancellate tutto. Facciamo un esempio su di me. Ho le scarpe gialle, anche oggi ce le ho. Mi pettino raramente. Ho maglioni, non adesso, ma ho maglioni di colore forse ancora più strani. Che cosa puoi dire di me? Uno, che nella mia città non vendono robe di colori normali. Due, mi piacciono abbinamenti strani. Tre, non sono il genere di tipo che si preoccupa di ciò che pensano gli altri. E non mi frega niente se a te non piace. Perché a me piace, lo compro. Uno, due o tre? Siamo d'accordo sulla terza opzione, giusto? Quest'ultima. Con le ragazze la stessa identica cosa. Impari a leggerla, stando attento a ciò che ti dice e ai dettagli che riscontri nel suo profilo o di persona. Esempio, la ragazza ha una serie di tag sul suo profilo. Io sfido la maggior parte degli uomini italiani, medi, a trovare un qualcosa da dirle basandosi sui tag. Non riescono. Lei ha, per esempio, musei e gallerie d'arte. Su Tinder lo puoi mettere, anche su Bumble, no? Già questo tag ti farà venire in mente cose diverse rispetto a una ragazza che scrive bella vita, vino, vacanze. No? Quindi facciamo lo stesso esercizio di prima. Lei ha musei e gallerie d'arte. 1. È una che ama divertirsi e fare baldoria. 2. Una che apprezza la conoscenza, la cultura e per certi versi è diversa rispetto alla maggior parte delle ragazze. 3. Adora il mare. La 2, giusto? Stai già leggendo la ragazza. Faccio un altro esempio. Secondo te, circa questo tag, musei e gallerie d'arte, potrebbe avere 18 anni, 20, 25 o più di 30. Cioè di solito trovate 18enni appassionati ai musei, magari ci sono, ma trovate le 18enni appassionate ai musei? E 25enni, e 30enni? Ecco, è sesto senso, è spirito di osservazione. La ragazza ti dice, come hobby adoro le escursioni, preferisco la montagna al mare. Dentro di te chiediti perché? Perché apprezza di più la montagna e fare le escursioni? E se a te piacessero di più le escursioni e la montagna anziché il mare, perché ti piacerebbero? Perché fa più fresco, no? Perché ho anche più adrenalina? Perché è qualcosa di diverso? Bene, tramite queste tre brevissime cose che ho edotto, crea una congettura. Ma sicuramente stai più fresca. Secondo me sei una di quelle che odia il caldo asfissiante, che non so, anche in vacanza non ama stare a fare il cruciverba sotto l'ombrellone tutto il tempo. Da cosa l'ho capito? Da ciò che ho detto prima. Ragazzi, sta roba è tutto metodo. Lo dovete imparare tirando fuori le cucuzze e specializzandovi letteralmente in miglioramento sentimentale. In questo 2022, i primi 7 mesi, adesso non so quando lo vedrete, a giugno, a luglio, questo video, nel 2022, abbiamo superato tutti gli studenti che sono venuti da noi nel 2021.